Procedendo per ordine, intendo anzitutto riferire sulla emergenza sanitaria e su come la nostra regione si è preparata ad affrontarla. A tale proposito, sicuro di interpretare i sentimenti di ognuno, desidero rivolgere un pensiero di gratitudine a tutti gli operatori della sanità siciliana, ai medici, agli infermieri, agli operatori sociosanitari, ai soccorritori del 118, ai medici di medicina generale, ai pediatri, al personale della continuità assistenziale, ai farmacisti, sempre in trincea, notte e giorno, a tutte le professioni sanitarie, agli psicologi, al personale amministrativo, alle forze dell'ordine, a tutti coloro che in questi primi due mesi hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo, sentendo su ognuno il peso di questa pandemia. Il mio non è un atto formale e dovuto, è il sentimento di vera compartecipazione che tutti i cittadini, assieme alle istituzioni, hanno espresso su tutti i mezzi di comunicazione e del quale intendo farmi doveroso interprete in questa sede. Quelli a cui siamo grati sono gli stessi professionisti che da troppo tempo lamentano la insufficiente dotazione in Sicilia come in ogni altra regione d'Italia, e le cronache in questi giorni lo hanno registrato in modo uniforme dal nord a sud, dei dispositivi di protezione individuale. È stato molto duro raccogliere il loro grido di dolore. Il governo siciliano ha tentato di rappresentarne l'urgenza di dotazione in un costante confronto con l'unità di crisi approntata dalla Protezione Civile Nazionale, che questa settimana ha avviato una maggiore consegna dei dispositivi affidandola alla puntualità delle forze dell'ordine e delle forze armate. La Regione non è stata a guardare e quando abbiamo compreso la difficoltà di reperirne il numero adeguato ci siamo attivati. Lo abbiamo fatto incontrando talvolta il difficile superamento delle frontiere delle nostre commesse e in alcuni casi anche la requisizione di colli destinati alla nostra isola. Ma capiamo le condizioni di guerra in cui ci muoviamo. E tuttavia ho fiducia nelle rassicurazioni che nelle ultime ore sono pervenute dal governo centrale. E sfido a credere che ci possa essere un solo protagonista delle istituzioni, a qualsiasi livello, che non avverta come la sicurezza sul luogo di lavoro, soprattutto per chi è in prima linea, rappresenti un valore irrinunciabile. Nei giorni scorsi ho usato un'espressione volutamente forte. Non si può andare in guerra con la fionda. Una provocazione non diversa dal medesimo grido di dolore che si è levato dai colleghi governatori e non solo da loro, da ogni regione italiana, di qualsiasi colore politico. Comprendiamo le difficoltà, per carità, ma il personale sanitario e le sue rappresentanze dovevano percepire che il loro grido di dolore era interpretato e fatto proprio innanzitutto dal presidente della loro regione. Ma ringrazio anche i tanti parlamentari nazionali e regionali che si sono spontaneamente attivati. Lo hanno fatto contattando aziende locali, mobilitando i propri riferimenti istituzionali, cercando direttamente sul mercato. È stata una generosa mobilitazione da parte di tutti. I dispositivi di protezione individuale sono uno strumento indispensabile perché nel momento in cui ognuno si sente debole di fronte alla crudeltà di un virus ancora ignoto e privo di cure specifiche, rappresentano i dispositivi quel presidio di sicurezza che consente di adempiere al proprio dovere professionale con tenacia e professionalità. Il nostro primo impegno, come è stato riferito dall'assessore regionale alla salute nei tre confronti che ha già avuto con il Parlamento, prima con la Commissione Sesta, poi col suo ufficio di presidenza e infine con quest'Aula, si è diretto ad adottare misure di contenimento del contagio e quindi ad approntare un piano ospedaliero per pazienti Covid-19 positivi.
La prima azione si è resa indispensabile per il noto fenomeno del rientro in Sicilia di migliaia di cittadini. Siamo stati i primi ad avviare un censimento attraverso il sito dedicato al siciliacoronavirus.it, al quale si sono iscritti ad oggi in 42.000. Più di recente, con l'applicazione che consente di monitorare chi è rientrato, affinché possa segnalare anche il proprio stato di salute. All'applicazione in solo 48 ore, pensate, si sono già registrati circa 15.000 cittadini. Nel caso di un'epidemia, peraltro con carattere universale come quella in corso, la prima misura sanitaria da assumere è la limitazione dei contatti sociali. Per questo, sin dall'inizio, abbiamo voluto seguire la linea del rigore e dell'intransigenza. Abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere ai nostri concittadini qualche sacrificio aggiuntivo, la cui legittimità è stata ulteriormente ribadita dall'ultimo DPCM che consente alle regioni di adottare provvedimenti maggiormente contenitivi. È una facoltà che abbiamo esercitato di concerto con i ministri competenti e che intendiamo oggi ribadire. Essenzialmente essa ci ha consentito di sottoporre ad isolamento presso il domicilio tutti i soggetti rientrati, il cui elenco è stato segnalato anche alle aziende sanitarie provinciali al fine di limitare le attività pubbliche secondo le conformi richieste di sindacati ed ANCI, di aumentare il livello dei controlli anche mediante il prezioso coinvolgimento delle prefetture isolane e con esse di tutte le forze dell'ordine operanti nell'isola, cui si sono aggiunti i militari del contingente impegnato nell'operazione Strade Sicure. Nessuno ha mai pensato di militarizzare la Sicilia, come erroneamente si è detto e anche in malafede. Ho ritenuto semplicemente che per la nostra regione si dovessero adottare le stesse cautele concesse alla Campania, richieste da quel governatore e già operanti nelle regioni del nord Italia. Controllare il territorio, assicurare un'assidua presenza delle forze pubbliche, coadiuvate sì dai militari dell'esercito in qualità di agenti di pubblica sicurezza, il che ha costituito anche un significativo deterrente. Sul fronte dell'organizzazione sanitaria, il lavoro svolto, che ad oggi ha assicurato una evidente tenuta del nostro sistema ospedaliero, si è fondato sugli studi epidemiologici diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità. Ma per comprendere gli sforzi fatti, occorre fissare il punto iniziale. Partivamo, per fare un esempio, onorevoli deputati, da circa 250 posti nei reparti di malattie infettive, frutto di una deroga in aumento al decreto Balduzzi, quindi sovrastimati rispetto agli standard nazionali, e a circa 400 posti di terapia intensiva complessivi, anch'essi previsti in un numero superiore agli standard per abitante, in accoglimento della deroga che ha formalmente richiesto la nostra regione. Abbiamo lavorato su un piano a più fasi che segue i modelli di crescita della curva del contagio e tra tutti i modelli possibili abbiamo deciso di attagliare la nostra progettualità, sempre pronta ad essere naturalmente revisionata secondo le necessità, su più step. Abbiamo programmato di raggiungere oltre 590 posti letto di terapia intensiva, suddivisi sul territorio della regione, integralmente dedicato a pazienti Covid-19. La stima si è costruita, oltre che sulla curva epidemiologica, sulla circolare del Ministro della Salute, che ha invitato tutte le regioni italiane ad aumentare del 50% i posti previsti dalla propria rete ospedaliera. A questo risultato, per certi versi inimmaginabile al più, si è giunti anche con il contributo degli erogatori di diritto privato, le case di cura private, che hanno offerto un contributo di impegno e che hanno consentito finanche l'utilizzo delle proprie risorse umane, rese disponibili per effetto del blocco delle attività ordinarie che la nostra regione, come sapete, aveva disposto tra le prime in Italia, prima ancora di alcune regioni del nord.
Voglio qui ringraziare gli operatori della sanità privata per questa pronta e generosa disponibilità. Oggi sono immediatamente disponibili 250 posti letto di rianimazione e entro il 10 aprile se ne aggiungeranno altri 200. Gli ultimi saranno attivati, se non sarà necessario farlo prima, entro il 20 di aprile. Le date naturalmente non le abbiamo poste a caso, in quanto i modelli epidemiologici hanno indicato nel periodo tra il 10 e il 20 di aprile quelli di maggiore attenzione, laddove le misure contenitive adottate non fossero state soddisfacenti. L'adeguatezza della rete indicata è nei numeri dei report che ogni giorno vengono diffusi. Il dato delle terapie intensive impegnate fino ad oggi non ha mai superato le 80 unità. E per nostra fortuna, oltre che per la professionalità dei nostri operatori, è crescente la percentuale di soggetti che vengono estubati e quindi recuperano la funzionalità respiratoria autonoma. Stesso criterio si è adottato per i posti letto riservati ai pazienti positivi. Il numero complessivo di oltre 2.700 posti letto è apparso persino sovrabbondante se si osservano i dati delle regioni maggiormente esposte. La Lombardia fa caso a parte. La ripartizione tiene conto di aree Covid dedicate sia in strutture pubbliche sia in strutture private e in taluni casi ove le condizioni territoriali, soprattutto con riferimento alla possibilità di attivare posti in terapia intensiva, lo consentivano, si è optato per ospedali integralmente dedicati. Voglio ringraziare qui la popolazione delle località interessate per averne compreso la necessità, soprattutto in questa difficile e storica fase, in una chiave e in uno spirito di solidarietà. Laddove si è optato, sono state isolate in le aree Covid sono state isolate in padiglioni autonomi o comunque sottoposte a percorsi dedicati, quindi assolutamente autonome rispetto ai percorsi per la sanità ordinaria. Certo, non sfuggono né a me né al governo le criticità che si sono manifestate in alcuni territori e per questo abbiamo dato vita, grazie alla preziosa collaborazione del nostro comitato scientifico regionale, a Covid Team che sta sostenendo le scelte delle direzioni locali adottando, ove necessario, i correttivi resisi indispensabili. La ripartizione per provincia tiene conto dei bacini di riferimento e della necessità di garantire la funzionalità delle tre reti tempodipendenti, cioè infarto, ictus, politrauma, perché purtroppo non ci si ammala soltanto di virus o di coronavirus e tutti i pazienti con tutte le patologie debbono sentirsi garantiti. Non mi sfugge, come evidenzia la relazione che stasera depositeremo ai capigruppo e alla sesta commissione, che alcune province, per ataviche ragioni che tutti qui conosciamo, hanno bisogno di maggiore tempo per adeguarsi a modelli organizzativi nuovi. E mi dispiace davvero che questo sia stato in alcuni casi oggetto di spiacevoli accadimenti. Siamo tutti per la prima volta impegnati a gestire una epidemia. Mai era accaduto prima. Hanno manifestato difficoltà anche quelli nel resto d'Italia e nel mondo che sembravano già pronti a tanta criticità. Come abbiamo visto, nessuno si è salvato dalla gran mole di lavoro di fronte alla quale ci si è trovati. Anche in questo caso i numeri dei report non mentono e giornalmente si coglie come sul fronte dei posti letto occupati il primo step immaginato che ha reso disponibile oltre 1.000 posti letto ha visto impegnarne al massimo 550 circa. Ma la programmazione prosegue nelle sue evoluzioni, senza fermarsi e senza farsi illudere dai numeri e dalla loro più rosea interpretazione. Non possiamo permetterci di farci trovare impreparati.
Sui posti letto, peraltro, abbiamo attivato un monitoraggio informatico ed anche quello non mente. I bed manager istituiti da questo governo con decreto assessoriale molti mesi fa giornalmente fanno rilevare i posti liberi e i posti occupati sulla piattaforma GECOS realizzata dalla Protezione Civile regionale. E il sistema della Protezione Civile nazionale rileva costantemente i posti letto di terapia intensiva. Quindi tutto è trasparente. Qualche parola merita l'esame della curva del contagio. Ad oggi il maggior numero di casi positivi accertati riguarda un numero limitato di cluster. L'azione di contenimento specifico, non appena il focolaio è stato individuato, ha consentito in alcuni casi di circoscrivere rapidamente l'area del contagio, ma il monitoraggio prosegue e deve proseguire per almeno i prossimi 14 giorni. Certo, non sono mancate le criticità e non vanno nascoste, anche per essere spiegate e per farne tesoro per il futuro. Prima questione da affrontare è legata ai laboratori per l'esame dei tamponi. Come sapete, da principio l'Istituto Superiore di Sanità ha autorizzato in Sicilia due soli laboratori regionali, quello del Policlinico di Palermo e quello del Policlinico di Catania. Altre regioni hanno avuto concesso un solo laboratorio, noi due. Entrambi, ricorderete, all'inizio non potevano dichiarare casi positivi, perché tale possibilità era concessa soltanto a quello centrale, che da principio era presso lo stesso istituto Spallanzani, dove venivano recapitati per la valutazione i campioni di tutte le regioni d'Italia. Successivamente, avendo validato la correttezza dei dati regionali e della loro analisi, i due laboratori siciliani sono stati autorizzati a operare autonomamente e ancora successivamente a consentire di operare ad altri laboratori previa validazione dei risultati a campione. Si è così determinato un imbuto che si è reso ancora più evidente per la difficoltà, anch'essa comune a tutte le regioni italiane, di approvvigionare i laboratori di un numero adeguato di reagenti. Sembra difficile da accettare, ma le società che li realizzano sono quasi tutte straniere, fatta eccezione di una limitata produzione nazionale che deve servire, e non basta naturalmente, tutta la nazione. Ciò ha determinato un impatto più lento della fase di analisi, che peraltro si articola, secondo l'unico modello ad oggi validato dall'Istituto Superiore di Sanità, in circa 4 ore per ciascun gruppo di campioni. Dopo questa fase iniziale, la Regione ha autorizzato circa 20 laboratori, tra pubblici e privati. Ed è pronta ad aumentarne ancora il numero laddove nella rete del privato si determinassero ulteriori disponibilità. Non possiamo fare ricorso a test rapidi o sierologici fino a quando non saranno validati dal Ministero della Salute. Questa è stata la linea di condotta che il governo della regione ha assunto sin dal primo momento e auspichiamo che le sperimentazioni si concludano al più presto, ma non avrebbe alcun senso avviare dei test che poi non hanno mai ricevuto, anzi riceverebbero la smentita degli istituti e delle autorità scientifiche nazionali. L'occasione di questo intervento mi è utile tuttavia per un chiarimento ulteriore. Si è forse ecceduto nel riconoscere un valore clinico al test virologico del tampone. Ecco, questa è una informazione non fondata, non corretta. Esso infatti, cioè il valore clinico virologico del tampone, non ha mai sostituito l'accertamento clinico dei pazienti sintomatici, che è sempre stato tempestivo da noi. Se un paziente presenta una polmonite interstiziale e uno o più sintomi, come lo stato febbrile, la difficoltà respiratoria, gli occhi lucidi, viene trattato come paziente Covid e ricoverato separatamente da altri.
A questa funzione rispondono i triage separati, cioè lo smistamento, e le cosiddette zone grigie, che sono state previste in molte strutture ospedaliere. Il tampone ovviamente ha una funzione importante sul paziente asintomatico, che è potenziale fonte di contagio. Per questi soggetti la misura prevista dalle linee guida è l'isolamento domiciliare, con l'obbligo di misurazione della temperatura corporea e di tenere informato del proprio stato di salute il medico di famiglia o il pediatra di libera scelta, se si tratta di un bambino. È noto che abbiamo stabilito di estendere, forzando anche il parere di molti sanitari che erano di diverso avviso, il tampone al personale medico, partendo dalle aree cliniche più a rischio, e abbiamo esteso un controllo anche su chi è rientrato in Sicilia. Per i primi, il Dipartimento delle Attività Sanitarie ha dato indicazione alle aziende di provvedere autonomamente. Per i secondi, sono state sottoscritte convenzioni, anche coinvolgendo SEUS, ed è stato affidato il compito di provvedere al tampone. Si tratta, come è facile immaginare, di una mole assai significativa di esami. Ed io per primo, anche alla luce del reperimento difficile sul mercato dei reagenti, ho invitato ad affidare l'esame dei tamponi ai laboratori privati. Ma ci vorrà qualche giorno in più, e me ne scuso con i diretti interessati. Ma se vogliamo avere certezza che le misure contenitive producano gli effetti sperati, rimanere a casa e rimanerci il più possibile diventa una misura adeguata proprio per limitare il contagio dei soggetti asintomatici. C'è un'altra criticità che abbiamo rilevato, ed è stata rilevata in particolare dai sindaci, ai quali va il mio ringraziamento e la mia solidarietà per lo stress al quale sono sottoposti giorno dopo giorno. Mi sento meno solo in questo senso. Troppo spesso non hanno ricevuto adeguate informazioni i sindaci sullo stato di salute dei propri concittadini. Nessuno più di me, che sono stato per qualche anno amministratore locale, può comprendere come le richieste dei primi cittadini siano assolutamente irragionevoli, e ho dato pertanto disposizione a tutte le ASP di procedere nella comunicazione di tutti i dati richiesti. Come ho detto in premessa, non possiamo creare una inutile conflittualità tra i livelli diversi di governo sul territorio, soprattutto in questo momento. Queste sono le più importanti comunicazioni sul fronte sanitario. Alle vostre, che immagino saranno serrate, riflessioni, potrà, ove necessario, fornire ulteriori delucidazioni l'assessore per la salute Razza, che è in aula per questa stessa ragione e che interverrà in sede di replica. Passiamo adesso all'altra emergenza, che è quella economica e che è arrivata in Sicilia nel suo picco ancora prima del picco dell'emergenza dell'epidemia. La crisi economica determinata dagli effetti della pandemia sta dispiegando nella nostra isola effetti molto gravi, soprattutto sul tessuto produttivo e le fasce più deboli della popolazione. Un'emergenza, come abbiamo detto, imprevista e mai affrontata, che già adesso impone enormi sacrifici e sofferenze, ma i cui effetti, i cui strascichi dovremo affrontare ancora per molto tempo e per diversi anni. La Sicilia, anche a causa delle pluridecennali politiche nazionali di scarsa attenzione verso il Mezzogiorno, registrava prima di questa tragedia planetaria una flebile traiettoria di ripresa, assai flebile, ben lontana certamente dal pieno recupero della caduta del PIL subita fra il 2008 e il 2015. Lo ricordo, era meno 13%, come peraltro abbiamo riportato nel documento di economia e finanza che è stato approvato. Si trova adesso ad affrontare una congiuntura economica da guerra, della quale non conosciamo ancora la durata e i contorni.
Il rilevante indebitamento ereditato, ridotto in questi 2 anni senza alcun nuovo incremento, il pesante ripianamento del disavanzo riaccertato dopo l'ultima parifica della Corte dei Conti, seppur articolato in un decennio dopo il proficuo negoziato con il Governo nazionale che ha condotto alle norme di attuazione del dicembre scorso. L'ingessamento del livello delle entrate determinato da accordi conclusi nella precedente legislatura, inidoneo, lo abbiamo ascoltato dalla stessa Corte dei Conti, a sostenere l'espletamento delle funzioni esercitate in virtù dell'autonomia speciale. L'ingente concorso alla finanza pubblica, la rigidità del bilancio che ha ridotto al minimo i margini di manovra finanziaria, sono tutti elementi che hanno reso assai complessa la redazione del disegno di legge di bilancio e di quello di stabilità per il 2020 da parte di questo governo. D'altra parte, il protrarsi del complesso negoziato Stato-Regione siciliana, che la Regione ha avviato con dovizia di proposte già nell'agosto del 2018 e che oggi vede la Sicilia unica regione speciale rimasta priva di un accordo complessivo sulla finanza pubblica, determina rilevanti e pesanti refluenze sugli equilibri di finanza della Regione, con grave pregiudizio, come è facile immaginare, per la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni per i cittadini siciliani. A questo riguardo ho richiesto più volte un confronto su questi temi al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'Economia e siamo in attesa di un fiducioso loro riscontro. Ci dispiace dover ancora prendere atto che la vicenda della mancata equiparazione tra le regioni ordinarie e speciali nella moratoria dei mutui con il MEF, assentita alle prime e negata alle seconde, nel contesto degli interventi emergenziali sanciti dal 18 del 2020, evidenzia una disparità di trattamento a danno della Sicilia e questo credo che non possa trovare giustificazione. La crisi giunge su una regione economicamente provata e impone di raccogliere le energie e concentrarle per reagire affrontando l'emergenza e contemporaneamente preparando un piano di ripresa economica, un piano che il governo intende redigere col contributo di tutte le forze politiche di coalizione e di opposizione, con le organizzazioni sociali e con le organizzazioni di categoria. Appare pacifico che lo scenario economico sul quale sono stati costruiti i documenti contabili non esistono più, mentre la drammatica situazione nella quale versano cittadini, imprese, enti locali, impone l'adozione di misure particolari e di sostegno. In queste settimane, accanto allo straordinario impegno sanitario di cui vi ho appena riferito, abbiamo attivato alcuni primi interventi finanziari, ve li accenno, per il sostegno alle imprese, la moratoria sui mutui d'intesa con l'ABI Sicilia estesa a CRIAS, IRCARC e IRFIS, la misura straordinaria di liquidità affidata a IRFIS con l'impiego di 30 milioni di euro per contributi in conto interessi a finanziamenti da 100.000 euro alle imprese al fine di rafforzare il capitale circolante, il bando per 25 milioni di euro con l'obiettivo di garantire finanziamenti per 250 milioni di euro, l'incremento di ulteriori 100 milioni di euro per la garanzia sui crediti, la proroga dei termini per la rendicontazione dei finanziamenti comunitari. Si tratta di misure a legislazione invariata che vanno accompagnate certo da interventi strutturali che solo l'approvazione del bilancio 2020 può assicurare, garantendo il pieno dispiegarsi della spesa pubblica regionale. Ho ascoltato nei giorni scorsi i capigruppo della coalizione di governo e quelli di opposizione. Ringrazio tutti perché ho potuto raccogliere non solo la comune percezione della gravità di questa fase della storia della nostra isola, ma anche la richiesta di interventi straordinari in aiuto di chi soffre e di chi soffre maggiormente il morso della crisi. La celere approvazione del bilancio regionale di una legge di stabilità concentrata sugli interventi emergenziali rappresenta quindi
un'esigenza condivisa, pur permanendo, anzi essendosi aggravate, le condizioni di difficoltà illustrate per assicurare gli equilibri di bilancio. Signor Presidente, signori deputati, intendiamo quindi ritirare il disegno di legge di stabilità, presentando nei prossimi giorni, come abbiamo già preannunciato agli stessi capigruppo, un testo che tenga conto delle proposte emerse dal proficuo confronto con tutte le forze parlamentari. Un disegno di legge emergenziale concepito per la particolare straordinarietà del momento che siamo chiamati a vivere e ad affrontare. Resta ineludibile la questione della rapida definizione della interlocuzione con il Governo nazionale, al quale ancora una volta dobbiamo chiedere, e credo senza distinzione di ruoli, la massima attenzione per la gravissima crisi che attanaglia la Sicilia. Soprattutto adesso che da un lato la riduzione dei vincoli di bilancio da parte della Commissione UE, le politiche di sottoscrizione del debito da parte della BCE e dall'altro l'utilizzo ampliato dei fondi strutturali per il rafforzamento delle misure a tutela della salute e a sostegno delle imprese danno alla politica di bilancio dello Stato i primi ancora insufficienti ma significativi margini di manovra. Quindi l'Unione Europea mai come in questo momento può consentire agli Stati membri e in questo caso allo Stato italiano di potersi muovere con una certa autonomia rispetto ad appena un mese fa. C'è una nuova opportunità che Stato e Regione possono cogliere e che non si può far sfuggire, e qui ribadisco la piena disponibilità del Governo regionale al confronto. L'obiettivo condiviso è quello di addivenire prima possibile all'approvazione degli strumenti finanziari per poter offrire una risposta ai comuni, alle ex province, ai territori, alle categorie produttive, alle fasce del disagio. Ed è proprio alle famiglie più disagiate, a quelle il cui capofamiglia vive spesso alla giornata, qualche volta al di fuori di ogni garanzia contributiva e previdenziale, quasi sempre nel sommerso, purtroppo, a questi capi famiglia, ai quali non ci stancheremo mai di chiedere di abbandonare il lavoro nero ed entrare nella sfera del lavoro legale, abbiamo pensato sabato mattina come governo, stanziando 100 milioni di euro di risorse di rinvenimenti da POC ed FSE. Sono risorse che riceveranno in più tranche per coprire almeno 2-3 mesi. Sono risorse che riceveranno gradualmente perché servono soltanto per l'accesso all'assistenza alimentare e abbiamo previsto che potrebbero anche bastare per il mese di aprile, di maggio e di giugno. Dipende dalla condizione in cui si trovano le famiglie nei singoli comuni. La delibera è stata adottata sabato mattina, non abbiamo voluto aspettare i 5 giorni per la pubblicazione, credo che sia stata pubblicata un quarto d'ora fa o lo sarà comunque stasera, già è stata pubblicata, domani gli uffici predisporranno gli atti conseguenziali, oggi si è tenuto il confronto necessario fra i vertici dell'ANCE Sicilia e il nostro ufficio di gabinetto della Presidenza per concordare le modalità, saranno erogate ai comuni e già una prima quota intorno al 25-30% potrà essere erogata entro la prossima settimana, speriamo anche prima. Ai comuni abbiamo raccomandato di destinare questa risorsa essenzialmente ai nuclei familiari senza alcun reddito, neppure con reddito di cittadinanza,
e senza alcun ammortizzatore sociale e sarà consentito soltanto per l'accesso all'assistenza alimentare e ai prodotti farmaceutici. È soltanto un primo impegno che avevamo concordato con i capigruppo della coalizione e dell'opposizione e speriamo possa servire a riportare un minimo di serenità alle migliaia di famiglie esasperate perché non hanno più cosa mettere a tavola. E con questo stato d'animo, con questo medesimo stato d'animo, so di poter rivolgere un appello anche alle altre famiglie, quelle dei piccoli, dei medi imprenditori, quelle delle partite IVA, quelle dei lavoratori autonomi, quelle dei lavoratori professionisti. La crisi ormai non risparmia più niente e nessuno. Siamo convinti che assieme agli interventi del governo nazionale riusciremo nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, mi auguro io, a poter far fronte a questa gravissima epidemia economica. Nel frattempo abbiamo definito l'intesa sindacale e la piattaforma per sbloccare la cassa integrazione in deroga. Abbiamo concordato con i vertici del Consorzio Autostrade Siciliane di attivare la sospensione in via straordinaria e urgente del pedaggio autostradale per tutti i mezzi in circolazione sulle tratte di competenza del CAS, cioè la Messina-Palermo e la Messina-Catania. Per i lavoratori dell'amministrazione regionale abbiamo attivato il lavoro agile. Finora, mi dice il Dipartimento, sono pervenute 2.945 richieste di accesso alla rete regionale. Tutte 2.945 sono state attivate. In transito dal call center regionale, in attesa di lavorazione, ce ne sono 125 circa. Le richieste per accedere alla piattaforma di videoconferenza sono 356, tutte attivate. Le attività di ampliamento prosegue per consentire al maggior numero di dipendenti regionali di poterne usufruire. Naturalmente è un'esperienza nuova anche questa. Nessuno l'aveva mai attivata prima perché non si era mai evidenziata la necessità. Lasciatemi rivolgere un grazie, come ho fatto per tutte le forze armate e gli operatori civili e militari, anche alle guardie del Corpo Forestale della Regione Siciliana. Sono pochi, sono ormai rimasti in pochi, sono anziani perché non si è mai voluto potenziare il corpo nel passato, eppure hanno lavorato con grande spirito di sacrificio, prima a Messina sullo stretto per supportare le forze dell'ordine e il personale sanitario e volontario nel verificare il movimento dei passeggeri in entrata e adesso in questi giorni e in queste ore nel lavoro svolto in tutte le 9 province dell'isola nell'azione di contrasto alle speculazioni che vengono spesso operate sui prezzi dei prodotti alimentari. Signor Presidente, signori deputati, credo di aver reso a quest'Aula i dati più significativi dell'impegno profuso dal Governo regionale e voglio ringraziare tutti gli assessori del Governo regionale e i dirigenti generali. Pur nel mezzo di una calamità planetaria alla quale nessuno era preparato. Nessuno, nessuno, nessuno. Ci attendono ancora giorni difficili che sapremo affrontare in Sicilia con ferma determinazione. Ognuno nel proprio ruolo, il governo regionale, i deputati, il presidente dell'Assemblea, i prefetti, i sindaci, i commissari delle ex province e i cittadini, ai quali voglio rinnovare l'invito e l'esortazione a rimanere a casa, pur nella comprensibile stanchezza
di queste dure settimane, ma guai a dover vanificare gli sforzi finora compiuti. Siamo tutti sulla stessa barca, nessuno escluso, e uniti ne usciremo bene, perché siamo un popolo forgiato a indicibili sacrifici. E con questo fardello del passato affrontiamo i prossimi giorni, sì, con spirito di sacrificio, un sacrificio illuminato d'amore e acceso di speranza. Grazie.